Anche nel giorno di un grande primo tempo, in cui la Ghezzo avrebbe meritato molto più di quanto raccolto, arriva un altro pareggio in rimonta, il terzo consecutivo. Con una difesa rattoppata per le assenze, Pavanel conferma la squadra di Grosseto con l'unica eccezione di Talarico. Primi 45 minuti da incorniciare, chiusi avanti per 1-0 grazie al gol di testa di Moscardelli su calcio d'angolo. Prima della rete, palo su rigore del Mosca e parate strepitose di Gori. La Ghezzo poi sembra gestire troppo la gara, soprattutto a inizio ripresa, con il proprio Piacenza che inizia a trovare spazi. La porta di Borra non corre particolari pericoli fino alla bordata di Belfasti, entrato da poco dalla panchina. Nel finale Borra para su Cavagna, evitando l'ulteriore beffa per il proprio Piacenza, il secondo gol esterno di tutto il campionato. L'Arezzo aveva bisogno dei tre punti perché in settimana ne perderà altrettanti per la prima penalizzazione. Quella con il proprio Piacenza potrebbe essere ricordata come l'ultima partita dell'era Ferretti. Partiamo dal presupposto che dobbiamo fare qualcosina in più ancora. Io per primo, quindi da martedì, lavoreremo ancora per migliorare i momenti della partita, perché è impensabile per qualsiasi preparazione atletica tu abbia gestire 90 minuti come abbiamo fatto il primo tempo. Abbiamo sicuramente preso meno di quello che abbiamo meritato, però siamo andati in vantaggio. Le partite si possono anche vincere 1-0, non è che dobbiamo per forza farne due per portare a casa la partita. E nella gestione del secondo tempo abbiamo smesso di giocare come abbiamo fatto invece nel primo. Lì dobbiamo continuare a palleggiare, sicuramente la linea difensiva tenerla un pochettino più alta e poi andare a cercare il secondo, ma che il Piacenza con i cambi comunque, che ha dei giocatori importanti, venisse fuori o provasse a fare qualcosa era normale, e quindi ci stava anche di cedere un po' l'iniziativa. Di grandi conclusioni da parte di Piacenza non ne ho visto, a parte il gol è un'altra situazione. Dovevamo gestire meglio il possesso, perché abbiamo verticalizzato un po' troppo velocemente, invece dovevamo continuare a palleggiare e trovare le uscite con le mezzali come abbiamo fatto il primo tempo. Il primo tempo ha fatto molto bene, però ripeto, dobbiamo fare ancora qualcosina in più, perché quello che facciamo a oggi non ci basta.